Buongiorno, oggi vorrei raccomandare questo libro di poesie di Matteo Pelliti, Dire il colore esatto, prefazione di Fabio Busterla, disegni di Scarabottolo, uscito da Sossella Editore nel 2019 a Roma. È un libro che attraversa molti momenti, dall'impegno politico agli affetti familiari, al compianto per le persone scomparse, a spunti di attualità particolarmente divertenti. Raccomando fra le poesie più serie e dolenti, per esempio, Il dolore degli altri, ma è lunga e non la posso ora ricordare. Prendo due campionature brillanti. Una si intitola Le ceneri di Bialetti, fa eco alle ceneri di Gramsci e allude al funerale dell'inventore della moka, le cui ceneri sono state appunto sistemate in una colossale moka in forma di bara. Il passo brevissimo da Torre Fattore a Torre Fatto, le ceneri di Bialetti deposte in chiesa dentro l'omonima moka, formano la miscela pregiata del presente che vuole sacro e profano indistinguibili, solubili in un unico aroma. Come vedete, serietà e scherzo si inseguono. Molte sono le poesie che hanno a che fare con la poesia. Ci tengo particolarmente a una poesia che prende, diciamo, in giro i poeti che sanno scrivere solo mettendo le poesie al centro del foglio, è una peste che deriva da internet. Si intitola Al centro, sono una poesia impaginata al centro, questa è l'unica colpa del mio scontento. Forse l'autore voleva, centrandomi, centrare i pensieri, le formule, in frasi, sì che apparissero nette, scolpite nel cuore della pagina bianca. Sono una poesia inchiodata qui al centro, né meno né più parente lontana di qualche menù.